È uno dei borghi più belli d'Italia ed è sesto, secondo la rivista Forbes, tra i comuni dove vivere o investire. È città slow, città dell'olio e città del vino, bandiera verde per l'agricoltura. Insomma, un piccolo paradiso che presto però potrebbe trasformarsi in un inferno di pattume. Questo secondo il Movimento 5 Stelle e il Comitato Faro Vestino, che hanno contestato in una conferenza stampa il progetto di realizzazione del biodigestore anaerobico annunciato da Ambiente SPA. Ad essere contestati più che l'impianto per la produzione di biometano sono l'ubicazione e il sistema scelto. Ho presentato un'interrogazione, interpellanza in Consiglio regionale chiedendo una risposta e una posizione da parte del Presidente di Regione Marsiglio e dell'assessore regionale all'ambiente Campitelli. Mi auguro che tra qualche giorno arriverà questa risposta. Quello è un territorio di pregio, territorio dove ha grandissima vocazione agricola. Stiamo parlando vicino a uno dei borghi più belli d'Italia. È un territorio dove, a nostro avviso, quell'impianto non va realizzato. Uno, perché la digestione anaerobica dei fanghi, che io chiamo putrefattore, mi si consenta perché grandi esperti lo chiamano putrefattori, è un meccanismo che produce cattivi odori, maleodoranti e va a impattare negativamente sul territorio e anche potrebbe sulla salute dei cittadini. Ci sono altre alternative, ci sono ad esempio i sistemi aerobici che noi preferiamo. Si parla di 60.000 tonnellate di rifiuti annui da trattare, quando il solo comune di Città d'Andangelo, udite, ne tratterebbe 2.000, quindi il resto arriverebbe da fuori. Perché il territorio di Città d'Andangelo deve accollarsi e caricarsi di questo grande impatto? Noi siamo molto preoccupati, lotteremo fino alla fine affinché questo impianto, che porterebbe molti problemi al territorio. Io faccio l'esempio: tutti i camion che andranno a prendere l'umido nei vari comuni della provincia di Pescara ed oltre, perché poi per alimentare quel tipo di impianto ne avremo bisogno ancora di più per renderlo economico. E quindi crediamo che possano essere dei problemi incredibili anche per il traffico locale di tutta la strada alla Lungofino.